ragazze, eccoci qui con un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi cosa mi porterò all'interno del beauty per andare al mare. Starò lì una decina di giorni, forse un po' meno, e quindi insomma il quantitativo è sicuramente maggiore rispetto a quello che porto per il weekend. Vi lascio nel box informazioni quel link, così se volete prendere spunto per portare meno cose possibili. Diciamo che mi sono cercare di regolare anche questa volta, ma comunque ho portato qualcosina in più. Allora, partiamo dal beauty per quanto riguarda la cura dei capelli e cura del corpo. Il mio beauty è questo qui, ed è un beauty della Roncato, insomma, semplicissimo, ma davvero molto molto comodo e capiente. Infatti è entrato tutto. Nella tasca davanti, nella taschina davanti, ho dei prodottini per le unghie che mi porto appunto per dover ritoccare un attimino la manicure se comunque con il mare si rovina. Porto una lima per le unghie, una base per sempre per le unghie che è di Avon e che voglio smaltire, quindi me la porto dietro. E poi lo smalto che indosserò, ed è questo qui della Kiko, il 314, che poi è quello che ho indosso. E poi questo qui per decorare, sono un top coat di un'edizione limitata di H&M, una collezione, e poi il top coat, appunto questo qui della New York Color. E sempre davanti ho un elastichetto per capelli, la lametta e spazzolina e dentifricio, insomma. Poi nella tasca invece dietro c'è tutto il resto e vado un po' random. Allora, porto con me gli dischetti appunto struccanti, porto questi qui maxi perché questi ho in casa, gli altri li ho terminati. Poi un profumo, quello che sto utilizzando in questo periodo è questo qui dei Tesori d'Oriente che vi straconsiglio perché costano sui 3 euro, sono davvero buonissime profumazioni e anche una discreta durata. Poi come spazzole porto questo pettine qui che mi serve uscita dalla doccia per fare appunto la riga. E poi invece questo pettine qui, che invece è sempre di Avon, che mi serve per spicciare i capelli quando sono in doccia. Poi porto con me, vabbè, deodorante, quello della Dove. Per la cura del viso porto questo qui come detergente Lovea, che utilizzerò sia la mattina che la sera, insomma, indistintamente. E, quindi questo. Il tonico della Lush che però insomma manca, ne manca davvero poco, quindi se vedo che appunto sta per terminare, non mi basta per quei giorni, ne travaserò insomma un altro pochino, vediamo un attimo. E, poi sempre per il viso come idratante porto questa crema qui della Avril. Allora, questa crema qui è una crema da notte. Io porterò solo questa qui senza la crema da giorno perché comunque la mattina metterò appunto la protezione solare per andare al mare, e quindi anche per portare un unico prodotto scelgo di prendere solamente quella da notte. Per struccarmi invece porto con me questa piccola confezione nella quale ho travasato l'acqua micellare della Sobbio, quella all'aloe, che sapete mi piace tantissimo. Vi lascio nel box informazioni la review con applicazione, insomma, che ho fatto, e quindi me ne porto un pochino senza portare insomma l'intero boccione. E poi porto questo struccante bifasico qui perché ho terminato quello fatto in casa, avevo questo qui pronto che avevo appunto acquistato, e quindi mi porto dietro questo struccante bifasico della Yves Rocher. E poi per quanto riguarda i capelli, come shampoo mi porto questo qui della Lush, che è il Dorian Gray. Mi sta durando davvero tantissimo, io l'ho diluito abbastanza perché comunque trovo che sia davvero molto corposo, cioè nel senso molto denso, quindi l'ho voluto diluire un po' anche per magari farlo essere meno aggressivo sul capello, quindi porto lui. Come balsamo mi porto questo Splendor al Cocco, che ho già provato, mi è piaciuto, insomma, quindi l'ho riacquistato volentieri. E per invece modellarli, una spuma, insomma, per capelli, questa qui è quella della Conad, perché questa avevo appunto in casa. E un pochino di olio di cocco che ho trasferito in questa confezioncina della Yves Rocher, che appunto ne ho messo un pochino per utilizzarlo. Scusate i rumori, ma ci sono tipo i muratori nella casa a fianco. Ok, e poi infine ho portato un po' di acetone perché appunto mi cambierò, nel senso, qualora si dovesse rovinare lo smalto e devo rimuoverlo, ho l'acetone appunto dietro con me.
E questo è tutto quello che io porto per la cura del viso, del corpo, insomma, dei capelli. Come creme non porto nulla, diciamo creme idratanti, perché utilizzerò sicuramente il dopo sole, quindi una volta che faccio la doccia vado ad idratare appunto il corpo con il classico dopo sole. Adesso passiamo al make-up e devo dire che ho portato diverse cosine, questa volta mi sono allargata un pochino, però comunque sto lì diversi giorni e ho fatto anche il ragionamento che magari alcuni prodotti, se non li utilizzo in vacanza dove sono bella abbronzata, davvero sono dei colori un po' difficili poi da utilizzare il resto dell'anno. Allora, il beauty è sempre questo qui della Too Faced perché è davvero molto molto carino. Questo l'ho presi in un set 2 Natali fa, quindi all'interno c'erano dei prodotti appunto della Too Faced. Mi sono ritrovata appunto anche questa bellissima pochette, quindi la utilizzo per partire. Andiamo a vedere che cosa c'è. Pesco un po' random perché è tutto un po' ammucchiato. Allora, per quanto riguarda i blush, ne porto due. Porto l'Hot Mama di The Balm, che è un blush appunto pescato, e poi porto il Pink Passion di The Elf, che è un blush appunto rosato fucsia, quindi così ho la scelta e porto solo questi due. Come cipria porto questa qui della Elf, la Tone Correcting Powder, che è molto molto scavata, quindi ho il dubbio che magari non mi possa bastare, però vediamo un attimino. Male che vada, insomma, evito appunto di metterla se finisce. Mi porto un pochino di terra, che è sempre questa qui di Astra, che come vedete continua a portare avanti, e la porto anche per continuare appunto ad utilizzarla e a smaltirla. Poi come palette occhi mi porto sempre quella della MUA che portai anche nel weekend, che è questa qui. Nel weekend non mi ricordo cosa avevo portato. Comunque, insomma, mi porto questa qui della MUA perché ha dei colori, insomma, adatti al periodo, luminosi, degli oro, del rame, del marroncino e soprattutto anche il marroncino opaco, quindi non ho bisogno di portare nessun'altra palette, ombretto mono perché ce l'ho qui. E poi mi porto questa volta anche la Sleek, la Candy di Sleek, perché ha dei colori davvero molto colorati, un po' pazzerelli, che se non utilizzo l'estate, ragazze, non utilizzo mai. Eccoli qua. Così ho sia un po' di diciamo turchese, che il corallo, che il fucsia, che mi piace utilizzare appunto quando sono magari un po' abbronzata o semplicemente nel periodo appunto estivo. Poi per quanto riguarda sempre gli occhi, porto, vabbè, la base. Il primer appunto di Elf, perché è quello che sto utilizzando e quindi lo continuo a smaltire. Per quanto riguarda le matite, allora porto l'eyeliner, sempre questo qui di Avon, con il quale sapete mi sto trovando molto bene, quindi continuo a portarlo con me e ad utilizzarlo. Poi porto, dov'è? Questa matitina micro di H&M, che è diventata davvero piccolissima, e la porto appunto per continuare a smaltirla. Poi questa matita di Avon, che è il color borgogna, e poi la matita appunto pastello, la burro di neve, per metterla all'interno dell'occhio. Porto il mio matitone duo di Pupa, da una parte illuminante e da una parte matte, con il quale mi sto trovando molto bene. Anche questo lo porto per continuare appunto a smaltirlo utilizzandolo tutti i giorni. Per le sopracciglia porto questa matitina qui di Essence, però vedete che è davvero piccolissima perché sta quasi terminando, quindi per sicurezza porto con me anche la scorta, insomma, che è questa matita qui di Avon nella tonalità blonde, tanto non occupa tanto spazio, quindi mi porto appunto la scorta. E per fissare sempre il solito gel per sopracciglia. Per quanto riguarda, vabbè, la base, io mi porto anche il fondotinta di neve, però conto di utilizzarlo magari i primi giorni, perché poi una volta presa l'abbronzatura tendo a non coprirla con il fondotinta, quindi vediamo un attimino, però comunque me lo porto magari per i primi giorni. E come correttore il solito Maximum Coverage Concealer di Elf, che sto cercando appunto di smaltire, lo porto dietro così lo continuo ad utilizzare, e la tonalità è appunto la nude. Poi come mascara invece io sapete sto utilizzando la mini taglia del mascara Hypnose Drama di
come si chiama, di Lancôme, che però lo sto utilizzando davvero tantissimo tempo. Sto vedendo che sta cominciando a dare segni di cedimento, quindi me lo porto dietro, continuo ad utilizzare lui. Qualora terminasse, porto dietro il prossimo mascara che voglio aprire, che è appunto l'Ultratec Curve di Kiko, che però non apro finché appunto non termino completamente questo qui. Diciamo che è solamente una scorta in caso di necessità. Poi porto con me un temperino e i prodotti labbra che porto sono 4. Allora, il primo è un gloss dell'Avon che, come vedete, davvero sta quasi terminando, e lo porto proprio dietro perché magari io non amo tantissimi gloss, però magari con l'abbronzatura mi farà magari più piacere metterlo. E poi è l'unico diciamo prodotto labbra nude che sto portando con me. Quindi quando magari voglio fare un trucco un po' più carico sugli occhi, oppure non mi va di mettere un rossetto appariscente, metto un po' di gloss e sto a posto. Mentre per quanto riguarda i rossetti, ho deciso di portare tre rossetti MAC. Allora, io solitamente, ragazze, quando viaggio cerco di non portare prodotti costosi con me, però poi alla fine non li utilizzo poi così tanto. Cioè, io i rossetti MAC li adoro, mi piacciono tantissimo, però tra i prodotti che magari voglio smaltire per le labbra, quindi utilizzo insomma quotidianamente, tra che parto e non mi porto un rossetto MAC perché dico Dio è costoso, lo perdo, alla fine sti rossetti MAC non è che li utilizzo poi così tanto e così costantemente, visto che comunque sono prodotti per i quali ho speso bei soldini, ho detto no, questa volta me li voglio portare assolutamente dietro. Lo so che magari è un ragionamento un po' da esauriti, però questo è quello che mi dice la testa. Allora, il primo rossetto, che se non me lo porto in vacanze, non me lo metto da abbronzata, ragazzi, è davvero un rossetto che non è molto portabile, ed era un'edizione appunto limitata della MAC, della linea Vivi Glam, quella che fanno appunto Viva Glam, che fanno appunto per la raccolta fondi, ed è il Viva Glam Nikki, ed è un satin. Ed è questo colore che voi qua magari vedete anche un po' rosino, no? Che può sembrare, ma è una cosa tipo fluo, cioè una cosa, un colore impressionante, ragazze. È davvero poco portabile tutti i giorni e non con tutti i trucchi sta bene. Quindi conto di abbronzarmi un pochino, tempo permettendo, e di sfruttarlo lì appunto in vacanza e poi nel post vacanza quando sono appunto abbronzata, perché è un colore davvero fluo, ragazze, bellissimo, però davvero difficile da portare. Un altro che del quale sono appunto innamorata è il Flat Out Fabulous, che è questo qui. Quindi come fucsia mi porto lui, e questo qui appunto lo swatch. Così si vedono abbastanza bene così i colori, sono abbastanza fedeli. E come ultimo rossetto sul corallo sto portando appunto Cross Wilds, che mi piace davvero tanto, tanto, tanto. Sono davvero contentissima di aver acquistato questo rossetto perché lo sto indossando tantissimo. Non è quello che ho sulle labbra ho Aragosta come base, quindi la matita di neve, e poi sopra un po' di questo gloss. E poi passiamo ai pennelli. Allora, non ne ho portati tantissimi, però qualcosa, ragazze, serve. Li ho messi tutti in questa pochettina di neve, così stanno ben separati, pure se sono un po' sporchi al ritorno, poi non fanno danni. Allora, innanzitutto porto il set acqua di Neve Cosmetics, che ho portato anche con me in un weekend, quei 4 giorni che sono stata appunto in Toscana. Mi sono trovata molto bene nell'utilizzarlo e quindi me lo porto anche al mare. Ed è composto così. Così, i pennelli occhi ce li ho qui. Dovessero servire, questi qua sono appunto viso, che utilizzerò questo per la cipria e questo per i blush. E poi ho voluto aggiungere altri pezzettini, che sono questo qui, che è il Powder Brush di Elf per l'applicazione del minerale, questo pennello angolato che mi serve per l'applicazione della terra, e poi semplicemente due pennelli da sfumatura, questo è di Elf e questo è delle Chicche, che mi servono appunto per sfumare, perché quello che c'è all'interno del set non permette una sfumatura
molto ampia, quindi ho necessità di portare anche questi due prodottini con me. E nulla, ragazze, questo è come mi sono organizzata. Porterò anche con me i solari, non ve li faccio vedere perché sono praticamente poi quelli dell'anno scorso, perché non li avevo aperti, avevo delle confezioni, diverse confezioni nuove, e quindi insomma non le ho lasciate appunto da parte così da utilizzarle quest'anno. Vi dico solo che ci sono dentro dei solari di Avon, poi ci sono diverse minutaglie della Hawaiian Tropics, quello che uscì nella rivista, mi sembra proprio la scorsa estate, e basta. E poi porterò con me un olio dell'aloe vera, che è un olio protettivo al monoi e olio di cocco, che così mi aiuterà un po' a prendere il colorito un po' più, insomma, un po' più figo, e mi aiuterà anche comunque a proteggermi perché ha un fattore di protezione appunto 15. E nulla, ragazze, io spero che il video vi sia stato appunto magari di aiuto per prendere qualche spunto, per organizzarvi un attimino. Ammetto di aver portato appunto diverse cose, però ragazze, viaggio in macchina, siamo solamente io e il mio ragazzo, andiamo comunque a casa, perché il mio ragazzo è appunto a casa in questo posto di mare, e quindi insomma non ho bisogno di diciamo di contenermi più di tanto. E nulla, spero che vi sia stato appunto di compagnia. Io vi mando un bacione grandissimo, vi auguro buone vacanze, anche se cercherò comunque di magari programmare la pubblicazione di qualche video così da tenervi compagnia anche quando sono appunto fuori. Naturalmente ai commenti di YouTube non potrò rispondere quando sono appunto in vacanza, ma avrò comunque internet con me sul telefonino, insomma sul cellulare. Quindi su Facebook e Instagram, mi raccomando, seguitemi qui sotto se non, appunto, non siete già iscritti, andate a farlo, così possiamo tenerci in contatto anche in questi giorni appunto di vacanza. Io vi mando un bacione grandissimo, vi auguro buone vacanze e ci vediamo al prossimo video. Ciao!